Se preferite, parla di un uomo che cammina su una strada e trova un uovo di aquila per terra. Lo prende e lo mette nel nido di una gallina da cortile. Presto l'uovo si schiude tra quelli delle galline e cresce assieme a loro. Per tutta la vita questa aquila fa quello che fanno le altre galline. Fruga nella spazzatura, cerca insetti e vermi da mangiare. Vola ogni tanto, ma come fanno le altre, si alza un metro e poi torna a terra. L'aquila cresce e un giorno vede qualcosa sopra di lei. È un uccello che plana elegantemente e con grazia infinita tra le nuvole e chiede: «Chi è?» E una gallina risponde: «Ah, quella? E beh, è un'aquila, il re di tutti gli uccelli, il padrone del cielo. Ma noi apparteniamo alla terra, perché siamo solo galline. Non ti preoccupare di loro, siamo diversi, non sarei mai come loro». E quell'aquila visse e morì da gallina perché quello era ciò che pensava di essere. Questa storia mi fa proprio riflettere su come troppa gente viva da gallina quando invece è nata aquila. Conosco molte persone così, che decidono di vivere al di sotto delle loro potenzialità. Per molti di noi prendere il volo è prima di tutto una questione di mentalità, e la mentalità si forma attraverso lo studio, la pratica, ma anche attraverso le cose che gli altri ci dicono. Non ci facciamo mai caso, ma chi ci circonda ci influenza pesantemente, nel bene o nel male che sia. E allora domandati: a quali persone stai permettendo di starti vicino, consigliarti, ispirarti? Chi leggi su Facebook? Chi sulla tua email? Quali riviste compri? A che programmi televisivi o a quali libri consenti di entrare nella tua mente e di influenzare le tue scelte, le tue abitudini, il tuo modo di vedere il mondo e di vedere te stesso? Ok, ammettiamolo. Pensare di non essere influenzati da quanto ci circonda è utopistico, ma una cosa invece possiamo sceglierla. Una cosa la possiamo selezionare con cura. Possiamo decidere in che direzione farci influenzare. Se da chi ragiona come gallina, o da chi ragiona come aquila, da chi si lamenta e ci fa credere che non abbiamo valore, o da chi ci prova e crede nel valore dell'impegno e del poter scegliere cosa fare del tuo tempo libero, quali libri leggere, quali programmi televisivi non guardare, chi frequentare e chi evitare. Non è una cosa da poco. Anzi, è una tua responsabilità che non puoi assolutamente delegare.